non c'ho più parole! Ma io non c'ho più parole! Ma è rientrato ieri! Ma tu pensa se lo faceva giocare, ci si scocciava in campo! Cioè, stamattina è andato a fare l'allenamento, ha sentito un forte dolore al ginocchio, ha fatto la risonanza magnetica e è risultata una rottura del legamento crociato! Ma voi vi state a rendere conto che non c'emo più nessuno, ci si stanno a scoccia tutti! Gente che se ne va dalla Roma, che va, ritorna al Feyenoord, quell'altro fa i gol come Messi! Io non ci posso credere, ma la sfiga ci perseguita, è infortuni muscolari, è in continuo. Quell'altro l'altro giorno che l'hanno operato, non mi ricordo manco che cazzo si è rotto, se deve stare 2 mesi fermo. Mkhitaryan è così, Under è colà, ma pure Zappa Costa, ma do cazzo volemo annà? A fine stagione, se continua così, ci devo andare veramente io a giocare, perché ce l'hanno più, non c'hanno più i giocatori. Ma voglio andare a guardare quanti giocatori ci abbiamo scocciati. Me devo mettere occhiali perché non vedo un cazzo. Allora, pure Setin è scocciato, mo. Ma io non ci posso credere. Perché lo riporta infortunato? Che ha fatto questo? Non lo so, regà. Florenzi pure lo riporta infortunato. Ma tutti con la croce stanno. Mkhitaryan, Pellegrini. Pellegrini, manco riesco a dimmelo del culo. Florenzi, Cetin, Perotti. Mi ero scordato pure Perotti. Cengiz Under, oh, c'avevamo una rosa da 23-24 elementi. Se continua così veramente, io non lo so come finiamo il campionato. Sì, c'è sta il mercato di riparazione. Mi devo calmare. Allora, fermi un attimo. Zappa Costa ormai è bello cannato. Era un prestito semestrale fino a gennaio dal Chelsea e avremmo potuto rinnovarlo qualora il Chelsea ci avesse detto a gennaio: guarda, a me non mi serve, sto tranquillo, tienitelo per altri 6 mesi. Questo non ha strusciato il campo. Era un giocatore che comunque poteva tornarci utile. Perché? Perché è meglio avercene uno in più che uno in meno. Ma qua il problema è che non è uno in meno, so 1, 2, 3, 4. Perché ho fatto 5 con la mano? Riconto, mannaggia la mignola. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 giocatori scocciati. Fusato, che cazzo ha fatto che c'ha Arcosor? Divieto, che è sta roba? Io non lo, guarda, non so più quello che cazzo devo dire. Adesso voglio andare a guardare Cetin, perché questa m'era sfuggita. Questa non l'ho letta di notizia. Vediamo che dice. Allora, operazione odontoia, ma vaffanculo a te i denti, ma io non ce posso credere, raga. Io non ce posso credere, operazione odontoiatrica l'hanno messo indisponibile. Ma guarda, guarda Florenzi, andiamo a operazione odontoiatrica, raga, e dai su, e che cazzo? Non ce posso credere. Florenzi, che ha fatto? Gli è brucia il culo, vedete? Influenza, bene, perfetto. Piamo se la ride che è meglio. Poi andiamo avanti. Pellegrini lo sappiamo, Mkhitaryan voglio riguardare attentamente, pure le cacarelle segnano su Transfer Market. Andiamo a vedere Mkhitaryan, agli adduttori, ok, 21 ottobre 2019, siamo al 4, voi ci credete che per il 21 ottobre ci abbiamo a disposizione sto giocatore? Non ci credo manco se lo vedo, poi con la sfiga che ci abbiamo è capace che fa come Zappa Costa, che ritornava da un infortunio, rientra, non lo facciamo giocare perché giustamente dice oh. Potevamo anche farlo giocare volendo perché era tornato a disposizione, però Fonseca evidentemente ha detto facciamo turnover, mettiamo Santon e insomma evitiamo di far, perché se potrebbe rompe. Stamattina va a fare l'allenamento e se scoccia. Tutti noi lipiamo i fragilini dei muscoli, dei ossa, io non lo so, che poi da quello che ho capito io non c'ha avuto alcun contrasto, non c'ha avuto alcun contrasto, che okay, dice che ha sentito un dolore così all'improvviso e niente, hanno scoperto che c'aveva il crociato rotto. Diego Perotti, se non sbaglio, pure lui se deve stare un paio di mesi fermo, una mesata mi sa che è già passata, aspettate che vado a leggere proprio l'entità, infortunio alla coscia 14 ottobre, quindi ci siamo quasi, ma voi pure per lui ci credete che tra 10 giorni questo sta a disposizione nostra? Non ci credo, manco se lo vedo, se lo vedo! E poi Cengiz Under, ultimo ma non per importanza, andiamo a guardare bicipite femorale 7 ottobre, quindi teoricamente questo tra 3 giorni è disponibile. Non ci credo manco questo se lo vedo. Niente, voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa situazione, se è sfiga, se è incapacità dei preparatori. Ma sugli infortuni muscolari posso anche capire, ma se a uno gli si rompono le ossa è solo che sfiga. Pellegrini e lui è solo che sfiga.
Lo ripeto per l'ultima volta, se continuiamo così, io mi propongo, vengo a giocare, chi lo sa, magari troverete un nuovo fenomeno da far sbocciare, almeno mi riempite dei soldi e vaffanculo.